Ciao a tutti, oggi recensione del robot da cucina Panasonic. Ce lo ha mandato l'azienda, lo abbiamo provato per un periodo e oggi vogliamo farvi una recensione decretando i pro e i contro che abbiamo riscontrato. Inizio a dirvi orientativamente da che cos'è composto, quindi a elencarvi velocemente tutti quanti gli accessori, dato che ce ne sono tanti. È veramente un elettrodomestico da questo punto di vista completo perché con un solo macchinario avete a disposizione tanti tanti accessori e di conseguenza tante tante funzioni. Allora, iniziamo. Quello proprio base è il frullatore con all'interno la lama per frullare. Questo è il cestello del frullatore, questa la lama, come vedete è una lama abbastanza grande che riesce a prendere tutta quanta la ciotola e questo vi permette di avere dei prodotti ben frullati. Ha il bocchettone per aggiungere e inserire gli ingredienti quassù in alto, con ovviamente l'accessorio per spingere poi i vostri ingredienti. Insieme alla lama per frullare c'è anche la lama per impastare, molto comoda per impasti ad esempio come la pasta frolla. Non è una lama che si può utilizzare ad esempio per impastare pizza, pane, anche perché il cestello essendo piccolo non ve lo permette, però per impasti duri, appunto come la pasta frolla, l'impasto dei biscotti, preparare questa tipologia di impasti nel frullatore è davvero molto comodo perché noi mettiamo la lama per impastare, mettiamo dentro la farina, l'olio, quello che è, uova, insomma, tutti gli ingredienti che vi servono. Chiudete e poi i liquidi li potete andare ad aggiungere direttamente nel bocchettone. In questo modo vedete quando all'interno diventa il composto una palletta, inizia comunque ad agglomerarsi, allora vuol dire che è pronto ed è davvero comodissimo, molto veloce, non vi sporcate le mani, è una cosa che a me piace molto impastare qua dentro. Poi troviamo tutte quante le lame che si vanno ad inserire in questo disco. In questo modo molto semplicemente e ce ne sono diciamo un po' per tutti i tipi, per fare le verdure a listarelle, julienne un po' più grosso, listarella più sottile oppure i cubetti davvero molto comodi. Per utilizzarlo quindi una volta incastrata la lama sul disco di plastica si va a mettere dentro al boccale del frullatore. Quindi si chiude e si può frullare la verdura, tagliare anzi la verdura. Vi faccio vedere anche l'accessorio per i cubetti che è davvero molto carino. Ecco qua tutte le nostre zucchine tagliuzzate davvero in un nanosecondo, è velocissimo. Un altro accessorio molto carino è lo spremiagrumi, mi piace perché è molto grande, quindi riuscite davvero a spremervi tanti limoni, arance, comunque tanti agrumi. Anche in questo caso si va a mettere sopra il boccale del frullatore, si fissa e potete iniziare a spremere. Ad esempio, se avete dei bambini o comunque consumate i succhi freschi, è comodo il fatto che giri ed è anche una rotazione abbastanza potente. Io mi ero comprata un po' di anni fa lo spremiagrumi elettrico, però come ci appoggiavo sopra la metà dell'arancia e premevo, iniziava già a rallentare, quindi non aveva tutto questo motore e facevo prima in realtà a spremermelo io manualmente. E invece questo qui, essendo molto potente, vi permette di spremere le arance e i limoni appunto davvero in poco tempo e in modo soprattutto efficiente. Quindi questo accessorio assolutamente promosso. Un accessorio che invece a me non è piaciuto, nel senso che l'ho trovato poco pratico, è l'accessorio per strizzare e centrifugare l'insalata e asciugarla. Non è pratico perché è molto piccolino. Quindi entra, non so se sono io che mangio tanta insalata quando la faccio, però mi dà l'idea che ha poco spazio, entra davvero poca insalata, quindi se si deve fare in più volte, alla fine non lo vedo così pratico. E magari per un single può essere comodo, può essere utilizzabile, per il resto lo metterei, questo accessorio lo metterei in quelli non promossi.
In ogni caso, si inserisce nel cestello del frullatore, si chiude e poi, come per tutti quanti, si aziona e il movimento rotatorio fa uscire tutta quanta l'acqua. Poi troviamo anche il disco per montare la panna, in tutta sincerità, non usando la panna, non montandola, quindi non l'ho provato, non vi so dire come funziona. Ed è questo disco senza nessun lama, senza niente, questo semplice semplice. E poi c'è un altro disco che serve a grattugiare ed ha infatti sulla superficie tutti quanti dei dentini. Questo disco si inserisce all'interno. Rimane un po' sollevato, mentre invece questo per la panna ovviamente va a finire proprio in fondo. Si inseriscono quindi gli alimenti qua dentro, si chiude e si aziona. Non l'ho trovato molto comodo perché è un disco che riesce a grattugiare solo certi tipi di alimenti, come ad esempio la mela, la carota, il cipolle, porro. Consigliano anche la frutta secca, ma personalmente non l'ho mai provata. Cose come il pane, il formaggio invece non le riesce a grattugiare molto bene. Secondo me non è estremamente comodo perché una volta che io devo ridurre in purea o devo sminuzzare un alimento, che sia un frutto come la mela o del parmigiano, del pane secco, preferisco utilizzare la lama con i buchini per la julienne. Con questo, con il cestello del frullatore grande, abbiamo finito. Quindi lo tolgo e vi faccio vedere il macinino che ho promosso. Mi piace questo macinino perché innanzitutto riesco a togliere la lama e riesco a lavarla. Prima avevamo il nostro macinino che poi ci chiedevate tutti di che marca era, perché era storico, aveva praticamente la mia età. Il problema è che funzionava bene ma rimaneva la lama attaccata al corpo motore. In questo modo dovevo fare molta attenzione quando lo andavo a lavare e in ogni caso non riuscivo a pulirlo mai molto bene. Questo invece riesco a pulirlo benissimo, se si bagna anche sotto non succede niente perché il motore è qua dentro. E è un macinino che mi piace perché è anche abbastanza spazioso. Invece di solito si trovano sempre microscopici, sono davvero piccolissimi. Questo è abbastanza spazioso, riesco a macinarci erbe secche, la buccia del limone, la buccia dell'arancia viene molto bene, frutta secca, insomma tutte queste cosine, e si va a mettere sopra al motore bianco. Anche in questo caso si incastra, quando sentite il click è fermo e potete farlo partire. Inoltre questo modello fornisce anche il frullatore alto, quello per il blender. Non ce l'abbiamo qui perché in realtà l'abbiamo utilizzato davvero pochissimo. È uno strumento, il blender in generale, che non utilizziamo molto perché come tutti i blender che ho utilizzato finora, frulla molto bene il sotto ma non riesce poi a intercambiarsi il cibo all'interno, e quindi sopra magari rimane con i pezzettoni interi e sotto invece rimane liquido. Questo è un problema del 90% dei blender, a meno che voi non compriate un blender di quelli super professionali da 1.000-2.000 euro, e quindi a quel punto forse vi frulla pure il plutonio. Il punto di forza di questo elettrodomestico è il fatto che con un solo elettrodomestico avete in realtà tante tante cose, quindi in una piccola cucina, come ad esempio nel mio caso, avete bisogno dello spazio soltanto per tenervi potenzialmente la macchina, questa qui che vedete bianca, perché poi sopra ci mettete tutti gli accessori che vi fanno tutte cose diverse. Quindi non vi dovete comprare ad esempio elettrodomestici come il Moulinex che abbiamo noi, che vi fa che vi tritura la verdura, perché avete tutte quante le lame a disposizione per varie tipologie di taglio. Non avete bisogno del macinino, non avete bisogno del frullatore, volendo non avete bisogno neanche del blender se lo utilizzate, non avete bisogno dello spremiagrumi, non avete bisogno di un sacco di roba. Una cosa molto positiva, dato che quando si parla di elettrodomestici di questo tipo ce lo chiedete sempre in molti, riguarda la sicurezza. In pratica adesso non lo riattacco per comodità,
realtà però quando lo chiudete, se non è ben chiuso, se non è ben sigillato, non parte. Una volta che il macchinario è completamente chiuso, completamente bloccato, allora vi si aziona. Abbiamo tre modalità di utilizzo, la potenza 1 che è una potenza medio-bassa, la potenza 2 che invece è una potenza ovviamente più alta e la funzione pulse che quindi frulla a intermittenza. Volevo ricordarvi anche che tutte quante le plastiche utilizzate sono completamente BPA free. Ultimamente mi sto fissando molto su questa cosa, ne avevo parlato anche su Instagram perché ho visto un documentario che mi ha sconvolto la vita e sto cercando di utilizzare quante più cose possibile appunto con la certificazione BPA free. Quindi se ci riuscite fatelo anche voi, perché fate un bene sia a voi stessi per la nostra salute che all'ambiente. Detto questo, vi ricordo che il link per acquistarlo lo trovate nella descrizione, vi mettiamo il link di Amazon, fate attenzione perché magari scappa fuori qualche offerta. E oltre al link in descrizione su Amazon trovate anche il link che vi riporta al sito di Panasonic. E niente, io spero tanto che questa recensione vi sia stata utile, magari se cercavate un elettrodomestico del genere, spero di avervi dato qualche consiglio utile. Magari se invece voi lo utilizzate, lo avete già comprato, insomma già lo conoscete, fateci sapere le vostre recensioni, le vostre opinioni qua sotto nei commenti. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!